Bentornati al Consiglio Comunale LIS, il servizio informativo sulle attività del Consiglio Comunale di Napoli, rivolto ai cittadini sordi con la traduzione nella lingua dei segni italiana. La Commissione Consiliare, Infrastrutture e Mobilità ha incontrato il Vice Sindaco e Assessore ai Trasporti Enrico Panini e gli uffici competenti per chiedere lo slittamento dell'entrata in vigore del piano della mobilità cittadina per le festività natalizie. La misura prevede per la prima volta limitazioni all'accesso e al transito in città dei bus turistici e il rafforzamento delle linee di trasporto pubblico che insieme ai taxi assicureranno il collegamento tra le aree di sosta allestite per gli autobus e il centro storico, la zona della città in cui c'è il maggiore flusso di turisti. Altre limitazioni al traffico sono state previste per la zona di Chiaia nei giorni festivi e nei fine settimana. Dopo aver approfondito i contenuti del piano, la Commissione ne ha chiesto una breve sospensione in vista di un ulteriore momento di ascolto delle associazioni di categoria degli operatori turistici e delle proposte di modifica degli stessi consiglieri. Nel frattempo, la Commissione Ambiente ha effettuato un sopralluogo al Parco Virgiliano, chiuso al pubblico da diverse settimane, per verificare le condizioni delle alberature. Nel corso della visita, alla quale ha partecipato l'assessore al verde Luigi Felaco, è stato accertato che occorre procedere a potature e abbattimenti di diverse piante infestate da malattie, una procedura che richiederà almeno un mese di lavoro. L'incarico verrà affidato ai giardinieri comunali o a una ditta esterna. La Commissione ha chiesto che si faccia il possibile per assicurare un intervento rapido e garantire la piantumazione di nuovi alberi e la riapertura del parco entro la prossima primavera. Dal Consiglio Comunale LIS è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.